A settembre del 2015 arrivò all'Aquila al comando della compagnia dei carabinieri del capoluogo dopo l'addio del capitano Marcello D'Alessio. Oggi, a settembre del 2018, lascia la città per assumere il comando della compagnia dei carabinieri di Trani. È il capitano Francesco Nacca che, dopo anni intensi nella compagnia dell'Aquila, saluta la città. Un ufficiale sempre attento ai problemi dell'Aquila, che ha amato profondamente la città, sempre presente in prima linea anche nella vita culturale e sociale. Tanti anche i risultati operativi conseguiti durante il suo comando della compagnia. Persona garbata e umile, con un rapporto sempre corretto anche con gli organi di informazione, con i quali ha collaborato sempre in maniera proficua, aprendo spesso la caserma alla città con tante iniziative per gli anziani, per i bambini, per le scuole, anche grazie alla stretta collaborazione con il nucleo operativo radiomobile comandato dal tenente Maximiliano Papale, che resterà ancora al suo posto. Da poco anche il cambio del comandante provinciale, il colonnello Nazareno Sant'Antonio, che ha preso il posto di Antonio Servedio. Al posto del capitano Nacca arriva all'Aquila il capitano Luigi Balestra, 33 anni, nativo di Brindisi, con esperienze a Catania e Mussumeli per ultima. Al capitano Nacca gli auguri di un futuro sempre più brillante, al nuovo comandante di compagnia un buon lavoro.